scrivania del prefetto di Vibo Valentia, Luisa Latella. Tutto nasce dal ritiro della costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione comunale di Stefanagoni nel processo in corso davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro a carico dei presunti assassini di Michele Penna. Un caso di lupara bianca che risale all'ottobre del 2007, quando l'assicuratore trentenne originario di Stefanagoni venne ucciso e fatto sparire. Il momento, secondo gli investigatori, è da ricercare in un mix fatale di dinamiche criminali e ragioni personali. Michele Penna, all'epoca della scomparsa, ha una relazione con la moglie di un esponente di spicco della cosca dei Petrolo Bartolotta, cosca alla quale lo stesso Penna era un presunto affiliato. Alla sbarra finiscono, nel giro di poche ore, i tre presunti autori dell'omicidio, tra loro anche il 33enne Antonio Emilio Bartolotti di Stefanagoni, condannato in primo grado a 25 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. Per lui la Corte d'Assise di Catanzaro ha inoltre decretato l'obbligo di risarcimento danni ai familiari della vittima e l'interdizione perpetua ai pubblici uffici. Ed è proprio su questo procedimento che si innesca la polemica. A richiedere l'intervento del prefetto di Vibo è stato infatti l'avvocato della parte civile, Fabio Repici, del Foro di Messina. Da parte del legale arrivano pesanti insinuazioni all'indirizzo dell'amministrazione comunale di Stefanagoni guidata da Saverio Franzè. Nell'informativa scritta recapitata al prefetto, Repici sollecita addirittura l'invio di una commissione d'accesso che faccia luce sui presunti condizionamenti della criminalità organizzata alla base, ipotizza l'avvocato, della decisione del primo cittadino di non costituirsi parte civile.